Il modulo di formazione dedicato esclusivamente alla degustazione del caffè espresso di Umami Aria con i docenti e esperti di caffè che l'associazione ha è una completa full immersion per operatori di settore nel mondo del caffè espresso. La tazzina di caffè espresso è una delle bevande a base di caffè più complessa chimicamente. Per assaggiarla e per valutarla sono necessari tre strumenti. La tazza, ovvero sia l'estrazione ottimale che parte dal macinacaffè, passa attraverso l'attrezzatura che riscalda l'acqua che percola attraverso il panetto di caffè e ovviamente il contenitore. Un cucchiaino che serve ad andare a rompere la crema in superficie che si forma sulla bevanda al fine di riuscire, rompendo la crema, a sentire e a valutare tutta la parte organolettica, in particolare di aromi volatili che si sprigionano dalla bevanda. E infine lo strumento che serve a compilare la scheda di assaggio, ovvero sia la penna. Da un punto di vista di analisi sensoriale, questi tre strumenti, combinati poi con un laboratorio d'assaggi nelle condizioni ottimali per far sì che l'assaggiatore possa descrivere al meglio la tazzina di caffè, sono gli strumenti necessari per portare a termine in modo ottimale l'analisi sensoriale. Il caffè espresso è complesso, e non solamente da un punto di vista chimico, ma anche nella sua filiera di produzione. In questa full immersion che Umami Aria offre si indaga tutte le variabili più importanti al fine di ottenere una tazzina di qualità, dalla piantagione, quindi le varietà botaniche adatte per l'espresso, i processi di lavorazione adatti per l'espresso e il riconoscimento dei campioni di caffè verde per avere un caffè di qualità, il processo di tostatura, non solamente il colore di tostatura adatto per il metodo di estrazione, ma in particolare la forma della curva che permette di esaltare le caratteristiche di tazza ottimali per il caffè. E poi ovviamente, per ultima, l'imballaggio, la conservazione e la preparazione con la più moderna tecnologia per l'estrazione della bevanda, ovvero sia i macinacaffè presenti sul mercato e che offrono curve di granulometria adatte all'estrazione dell'espresso e ovviamente infine la macchina per caffè.